Nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1997, 18 anni fa, fu issata una bandiera sul campanile di Piazza San Marco a Venezia. Era la bandiera del leone alato, simbolo della Serenissima e della Regione Veneto. Non era una bandiera di un partito politico, era ed è la bandiera di tutti i veneti. Fu un gesto dimostrativo di 9 cittadini veneti conosciuti come i Serenissimi. Si tratta di Giuseppe Segato, Gilberto Buson, Cristian Contin, Flavio Contin, Antonio Barison, Luca Peroni, Moreno Menini, Fausto Faccia e Andrea Viviani. In qualità di rappresentante del Veneto in questo Senato, vorrei ricordare quella vicenda con le parole di uno di loro, Gilberto Buson, di Cartura, Padova, perché anche voi possiate capire il significato del loro gesto, che non fu un gesto di guerra, ma un gesto d'amore per la propria gente e la propria terra. Leggo alcuni brani di una sua lettera, scritta il 18 marzo del 1999. Quando ho deciso di salire il campanile di San Marco assieme ai 7 fratelli veneti, ero libero nella mente e nel cuore. Nessun secondo fine, opportunismo, speranza di futuri benefici o riconoscimenti. Nessuna paura del presente e delle conseguenze. La nostra bandiera, il leone di San Marco, è ritornata a sventolare libera dal punto più alto. Assieme a lei anch'io ero libero ed anche forte della forza dei liberi. Il mondo intero ha saputo che nella terra veneta degli uomini hanno sfidato la fantasia e le leggi per mostrare quello che per alcuni è uno straccio, ma per noi era ed è tutto, la bandiera. Dal campanile ci hanno tirato giù, hanno calpestato la bandiera, ci hanno processato e messo in carcere. La gente veneta ha visto e spero capito. Dopo l'uscita dalla prigione ho scelto di stare sul pioppo per vedere e capire cosa sta succedendo, per pensare, talvolta sognare, che essere veneto non è peccato. Allo Stato italiano dà fastidio anche questo. Vogliono che cambi pensiero per ritenermi meritevole della libertà. La cosa non mi interessa. Non ci sarà carcere italiano in grado di privarmi anche della libertà di pensare. Questa, signor Presidente, è la testimonianza di Gilberto Buson, che con altri 8 miei concittadini veneti 18 anni fa hanno voluto manifestare l'amore e la sofferenza per la propria terra con un gesto apparentemente semplice ma sicuramente rivoluzionario, issando in Piazza San Marco a Venezia su un campanile una bandiera, la nostra bandiera. A Gilberto Buson e ad ognuno dei Serenissimi, noi senatori della Lega Nord della 17ª legislatura indirizziamo un messaggio a loro familiare. Ti con nu, nu con ti.